Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Terza domenica d'Avvento, domenica della gioia. Come sapete, la terza domenica dei tempi forti è dedicata al tema della gioia. Perché? Perché noi cristiani non ci divertiamo a fare i fakiri, a fare penitenze, fini a se stesse, ma i nostri tempi forti sono finalizzati ad un incontro sempre più pieno, sempre più bello con Dio che è fonte della gioia. Il Vangelo di questa domenica, tra le tante, ci offre due preziose coordinate proprio sulla gioia. Primo, se Dio è fonte della gioia, è dunque importante conoscerlo purificando le false idee che abbiamo su di lui. Vediamo un po'. Giovanni è in prigione e sta compiendo la sua missione e dovrà compierla sino in fondo, fino al martirio per la verità. Che succede? È attraversato dal dubbio e manda a chiedere a Gesù: «Ma sei tu quello che aspettiamo?» Giovanni ha indicato in lui il Messia, ma se lo aspettava in modo diverso. Giovanni annunciava la venuta di uno che avrebbe ripulito le situazioni, che avrebbe portato il giudizio di Dio, che avrebbe separato buoni e cattivi. E invece si trova davanti ad uno che fa cose diverse, più sublimi. Sta con i peccatori, cura i malati, annuncia l'amore di Dio ai poveri. Giovanni si trova al buio non solo della cella, ma anche della sua fede. Miei cari, quante volte si incontrano persone che rifiutano Dio, ma in realtà rifiutano l'idea che si sono fatte di Dio? O quante volte può capitare a noi? Pensiamo di conoscere già il Signore perché magari andiamo in chiesa da tanti anni, di essercelo quasi messo in tasca, ma Dio è oltre, è sempre altro, è più grande. Anzitutto è diverso da come naturalmente lo immaginiamo. Una cosa che ricordiamo spesso ai giovani, soprattutto nel cammino annuale che proponiamo loro, è proprio chiedersi: ma quando senti la parola Dio, a cosa pensi? A quali idee la colleghi? Possono passare varie immagini, ve le dico in modo simpatico. C'è chi percepisce Dio tipo Zeus, da mitologia greca, che appena sbagli ti fulmina. Oppure che è sempre lì, tipo occhio del grande fratello, pronto a scrutarti e casomai a castigarti. Oppure chi lo pensa tipo poliziotto, che sta lì a limitare la tua libertà. Ci sarebbero tante cose belle da fare, ma c'è la sua volontà. Oppure chi pensa a un dio bancomat, cioè qualcuno che metti la moneta, cioè la prestazione, la preghiera, e ottieni la grazia, la protezione. Cosa che crolla quando nella vita incontri inevitabilmente sofferenze o problemi. Qualcun altro se lo immagina tipo Babbo Natale, un bonaccione che alla fine promuove tutti con un bel sei politico. O qualcun altro che se lo immagina versione pubblicità della Lavazza, lassù tranquillo beato che sorseggia caffè con San Pietro, mentre noi siamo qui a ruscare, totalmente indifferente alle nostre fatiche. Il Papa stesso ha ricordato che anche oggi l'uomo tende a costruirsi immagini di Dio che gli impediscono di gustare la sua reale presenza. Alcuni si ritagliano una fede fai da te, che riduce Dio nello spazio limitato dei propri desideri e delle proprie convinzioni. Altri riducono Dio a un falso idolo, usano il suo santo nome per giustificare i propri interessi o addirittura l'odio e la violenza. Per altri ancora Dio è solo un rifugio psicologico in cui essere rassicurati nei momenti difficili. Ma si tratta di una fede ripiegata su se stessa, impermeabile alla forza dell'amore misericordioso di Gesù che spinge verso i fratelli. Ecco, miei cari, mi sono soffermato qualche istante su questo perché è bene capire che nessuna di queste è il vero volto di Dio. Solo Gesù rivela pienamente il volto di Dio, solo la croce svela fino in fondo chi egli sia, qualcuno che ti ama, fino a dare la vita per te. Dio è una persona, anzi è comunione di persone con cui ti puoi relazionare. Dio è come un padre o una madre che ti ama profondamente, teneramente, che ti ascolta, che soffre con te, che è felice della tua gioia. Qualcuno che anche se fai una cosa bruttissima non smetterà mai di cercarti, di amarti, che aspetta a braccia aperte il tuo ritorno. Lui rifiuta chiaramente il male, ma sempre vuol salvare chi fa il male. Il punto è: ma io che idea ne ho? Credo davvero che mi ami? Credo che la sua volontà sia davvero il meglio per me? Non solo, miei cari, Dio viene sempre in modo diverso da come lo aspettiamo.
Quante volte il Signore è intervenuto nella nostra storia, conducendoci dove e come non avremmo mai pensato. E proprio grazie a quel tragitto ci ha permesso di crescere. Ed eccoci al secondo punto. È importante capire cosa viene a fare nella nostra vita. Giovanni manda a chiedere, ma sei tu quello che aspettavamo? E Gesù narra quel che sta facendo. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano e ai poveri è annunciato il Vangelo. Gesù sta realizzando le attese promesse da Dio attraverso i profeti, ma in una maniera sovrabbondante. Dio è così, miei cari, non soddisfa tutte le nostre richieste, ma realizza in modo sovrabbondante le nostre attese più profonde. Giovanni aspettava un ripulitore, un giudice, uno che veniva a cambiare le cose dall'esterno. Gesù annuncia e si manifesta come qualcuno che non viene a cambiare le cose dall'esterno, ma dall'interno. Il Signore viene a prendere ciò che noi è incompleto e irrisolto per portarlo a pienezza. Ecco la salvezza di Dio. Vedete, miei cari, noi tante volte preghiamo perché Dio cambi le situazioni, ma Dio vuol cambiare anzitutto il nostro cuore nelle situazioni. Ciò di cui abbiamo più bisogno è che Dio cambi il nostro cuore, che guarisca la nostra interiorità. Ciò che mi fa profondamente soffrire è il mio essere cieco, il non riuscire a capire il senso di ciò che vivo, il vivere ad esempio una sofferenza senza senso o il fallire la direzione della mia vita. Ciò che mi fa soffrire è essere spiritualmente zoppo, passare tutta la vita a fare un passo avanti e tre indietro, sguazzando nella mia mediocrità. Ciò che mi fa soffrire è la mia lebbra, il mio peccato, tutto ciò che mi porta all'isolamento, all'egoismo, magari il mio caratteraccio che mi fa saltare in aria appena mi contraddicono, la mia permalosità, l'essere rancoroso o troppo dipendente dal giudizio altrui. Ciò che mi fa soffrire è il mio essere sordo, non saper ascoltare Dio, la sua parola, il non riuscire ad ascoltare veramente gli altri, ma essere preso solamente da me, dai miei problemi, dalle mie aspettative, dai miei progetti. Noi abbiamo bisogno di attendere quel Messia che annuncia la buona novella a quel povero che c'è in ognuno di noi, di accogliere il Dio amore che vuol tirarci fuori dai nostri buchi esistenziali, prendendosi cura di noi, di quelle parti fragili, deboli, vulnerabili della nostra vita, trasformandole in luoghi di benedizione, negli spazi della sua cura. E Gesù chiosa dicendo: «Beato chi non si scandalizza di me». Giovanni si lascia evangelizzare da Gesù, si lascia parlare da quei fatti, accoglie il vero volto di Dio attraverso Gesù, lascia andare le sue verità per accogliere la verità, trovando così pace nello sconforto, luce nel buio della sua notte. C'è qui qualcosa di molto serio. Noi possiamo affrontare momenti di buio, di difficoltà, che possono rivelarsi preziose tappe di crescita. Ma io mi posso anche chiudere, scandalizzare. Pensiamo a momenti di dolore seri, a lutti gravi, che mettono in crisi, portando a pensare «questa Dio non me la doveva fare». Ecco l'ora del buio. Puoi rimanere lì, indurito. Oppure puoi cercare il Signore. Puoi continuare a pregare, puoi aprire il cuore alla sua parola, a qualcuno che nel suo nome ti possa aiutare. Puoi lasciarti amare da Dio in quel dolore, lasciarti prendere per mano e poter sperimentare la sua consolazione e scoprire passo dopo passo e in pienezza in cielo che tutto faceva parte di un disegno d'amore più grande. E mi piace concludere lasciandovi una testimonianza bellissima di un cristiano, ora quasi quarantenne, Nick Vujicic, nato senza gambe e senza braccia. Da piccolo arrivò a pensare al suicidio, ma sostenuto dall'amore dei suoi genitori, non si rassegnò e cercò un senso e trovò Gesù. Lui stesso dice: «Io ho bisogno di capire la verità. Chi sono? Da dove vengo? Dove vado? Non ho trovato nessuna risposta veritiera al di fuori di Gesù Cristo. Nient'altro era in grado di darmi pace come l'amore di Cristo. Neanche un paio di braccia e di gambe lo avrebbero fatto. Quando riusciamo a dire: Gesù, mi fido di te, tutto il resto non conta più. Io non sono un uomo senza braccia e senza gambe, ma sono figlio di Dio.
Io ringrazio Dio per non aver risposto alle mie suppliche quando gli chiedevo di avere braccia e gambe, perché questa mia condizione fisica mi ha reso uno strumento di Dio in diverse parti del mondo, portando negli ultimi 7 anni, attraverso la mia testimonianza, circa 200.000 persone a incontrare Gesù per la prima volta. Io credo che se Dio non ti dà un miracolo, tu sei già un miracolo per la salvezza di qualcun altro. Dio ti ama. Non ha dimenticato il tuo dolore o la tua fatica. Isaia 40:31 dice: «Quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile». Non ho bisogno che le circostanze cambino, non ho bisogno di braccia e gambe, ho solo bisogno delle ali dello Spirito Santo. So che volerò perché Gesù mi mantiene. Non scoraggiarti, Dio non ti abbandona mai. Cari fratelli e sorelle, Gesù infine dirà del Battista: è il più grande tra i nati di donna, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Sì, perché chi apre il cuore a Gesù lascia entrare e regnare in lui l'amore di Dio. Allora coraggio, apriamoci all'opera del Signore e anche noi nella nostra povertà potremo sperimentare la sua grandezza. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.